Et puis euh, aujourd'hui, c'est la grande cérémonie et je vois que vous êtes tous attentifs, que vous avez conscience de ce qui va se passer. Pour la première fois euh, en France, il va y avoir une lectura d'antis. Alors euh, on s'est demandé euh, si on devait appeler ça lectura dantis 6, ce qui aurait marqué euh, le caractère local. Et puis comme on est très orgueilleux, nous avons décidé que... Paris était le lieu de l'universel, et donc c'était lectura dentiste sec, tout neuf, tout sec. Et euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir de, de recevoir le, le professeur Mercuri, qui euh, va avoir donc la double tâche de nous parler de Dante, ce qui est déjà une chose terrible, mais ensuite de euh, créer l'événement de cette première séance, cette première révélation de Dante euh, sous ce nouveau visage en France. Bon, c'est vrai qu'il a eu d'autres visages en France. Mais que celui qu'on essaye a quand même son, son sel. Je vais donner la parole aux deux interlocuteurs qui vous accompagnent Manuel Gragnolati, qui est professeur à, à Paris 4, et Antonio Monticlusco, qui a, accompagne donc votre propos, qui est professeur à l'Université de Venise. Mes amis, vous avez toute liberté pour fonder, inaugurer et commencer. À bientôt. Merci Bruno. Euh, moi je serai très très vite. Je voulais d'abord remercier Roberto Mercouli d'être là. On est vraiment très heureux que vous, justement, que vous commenciez cette lecture d'Antis. Et euh, on a avec Antonio euh, pensé d'expérimenter un nouveau format. Et en fait on est très reconnaissant à la Société des Dantesques de d'avoir accueilli cette proposition. Et l'idée, c'est en fait d'un euh, format, d'une lecture d'antis qui ne se concentre forcément pas euh, seulement sur euh, un canto, mais qui le contextualise dans l'œuvre dantesque, dans, dans le poème en général, en faisant des connexions et en s'ouvrant euh, aux thématiques euh, plus euh, générales. Je vous remercie beaucoup d'être là dans cette... Euh, merveilleuse journée de soleil. Et je laisse la parole à Antonio pour introduire Roberto Mercuri. Et d'après, on euh, discutera ensemble. La conférence sera en italien, mais les questions, la discussion pourra être euh, bilingue. Merci. Um. Io faccio da introduttore anche linguistico e pian piano diciamo, scivoliamo verso ehm, l'italiano e mi unisco ai ringraziamenti di Emanuele, alla società dantesca e a chi si è speso diciamo, per eh, cominciare eh, questo ciclo di eh, letture. D'Antis nella versione che stiamo sperimentando e che diciamo cominceremo a, a sperimentare oggi, grazie alla disponibilità e alla complicità anche di eh, Roberto Mercuri, e che anch'io ringrazio, e sono ovviamente onorato e contento diciamo di introdurlo molto velocemente per non rubare tempo né alla lettura né alla discussione anche per diciamo, il legame di parte discepolato e eh, ormai amicale che eh, mi lega ehm, a lui e al suo insegnamento all'Università della Sapienza. Roberto Mercuri ha insegnato prima ehm, a Cosenza, poi ehm, a Viterbo e lungamente all'Università della Sapienza. È un italianista a tutto tondo, non solo un dantista, si è occupato anche infatti eh, allievo di Sapegno, si è occupato anche di teatro del Cinquecento e anche di letteratura a cavallo fra Otto e Novecento con saggi e interventi su Foscolo e eh, Verga. Eh, come dantista eh, in realtà ha cominciato alla fine degli anni Sessanta con degli interventi eh, molto innovativi che aprivano soprattutto su un nuovo approccio direi strutturale e, e formalista ehm, al testo dantesco eh, con aperture molto molto eh, innovative eh, che hanno portato poi a, a un volume eh, uscito nell'84 semantica di gerione eh, per i tipi di bulzoni eh, editore che appunto con questo approccio di tipo strutturale, eh, scavava da una parte nelle fonti dantesche ma cercando anche di rispondere ad alcune questioni generali eh, riguardo alla forma del poema, alla sua struttura, al significato di questo episodio cruciale che è appunto il passaggio in malebolge diciamo, con eh, l'incontro con Gerione che sarà oggetto anche di questa prima lettura. E in effetti ehm, siamo anche contenti diciamo, di cominciare Appunto, questa lettura in maniera originale non dal primo canto, ma da un eh, canto che ha tutto diciamo, l'aspetto della centralità. Eh? e eh, Mercuri si eh, incentrerà la prima parte della sua lettura proprio sul problema della collocazione diciamo, del, del can dei canti 16-17 di questo dittico all'interno della uh, struttura uh, della commedia. Faremo poi una piccola pausa con lettura. Del canto, grazie alla uh, generosità e alla complicità di Gaia Tomazzoli. E una seconda parte invece, con una lettura più um, diretta e commentata da parte di Roberto, e, e quindi aprendo um, alla discussione. Quindi ringrazio Roberto, gli passo la parola e ringrazio a voi per la presenza. Grazie, si sente? Sì, non ho capito se si sente malgrado il microfono o. Oh, a... Ah quindi benissimo, eh, no no è meglio perché io odio il microfono, perché cioè, quando uno parla col microfono così tu sei appeso al microfono invece di essere verso eh, Esatto. Bene, allora eh, eh, ringrazio intanto eh, eh, tutti gli interventi che mi hanno preceduto, che mi hanno, bontà loro, eh, presentato e inquadrato comunque in questa iniziativa. E io poi sono comunque felice perché ho avuto modo di incontrare anche vecchi amici e colleghi, oltre che ex allievi, ora colleghi anch'essi e non solo Antonio. Dunque, beh, che devo dire? Insomma, per me è diciamo, un onore partecipare a questa... Eh, perché eh, diciamo che è un'iniziativa augurabilissima, felice, quella di dare di nuovo impulso alla società dantesca eh, di Francia, eh, contando anche il fatto che eh, i parecchi studiosi eh, francesi sono, sono e sono stati nel caso appunto di chi non c'è più, sono stati dei, dei notevoli studiosi di Dante, senza contare poi la messa di traduzioni che la Francia produce tra l'8 e il 900 e quindi è un'iniziativa estremamente positiva. E, diciamo, a me ha interessato particolarmente perché pur avendo scritto un libro su semantica di Gerione, ho avuto modo di, in questi anni, di capire che Dante non è mai cosa chiusa. Io a volte ho incoraggiato studenti che non erano titubanti se accettare un lavoro di tesi su Dante e gli ho detto che potevano farlo, perché non per merito nostro, di noi interpreti, ma per merito dell'autore, cioè Dante, e questo testo è talmente ricco che... Io tuttora, io dico io non perché sia qualcosa di speciale, ma solo perché ho, eh, ho studiato per anni e anni questa, eh, questo autore e io mi stupisco tuttora perché ogni volta che lo prendo in mano, non sempre ovviamente, però può capitare, capita comunque spesso, che eh, io sia tirato da questo testo a interpretare in modo... Diverso da come aveva interpretato un episodio, un personaggio, una stringa testuale, quello che sia. Quindi, quindi quello che mi affascina è proprio la complessità di questa proposta. Quando mi è stato eh, detto, di, mi è stato proposto il canto 16 e 17, e visto che la richiesta era quella di tentare un qualcosa che ci allontanasse dalla, dalla lettura di un canto, quelle letture Monadiche, diciamo, no? in cui il canto è una monade irrelata rispetto altri, al, al resto del testo, e, e questo a me mi ha affascinato. E questo subito mi ha fatto scattare che, in questa prospettiva, la cosa notevole del, del canto di Gerione, quindi, diciamo 16 e 17, è il fatto che sono al centro del, eh, dell'inferno. È chiaro che non è tutto pacifico, bisognerà sperimentare, perché la lettura d'Antis, anche limitata a un canto, ha il suo perché, in qualche modo. Dante l'ha pensata in canti, il primo a dividerla è stato lui in canti. Però Dante aveva in mente il piano organico, aveva la struttura generale. E poi aveva anche un'altra cosa, aveva Aveva uno strumento che se ottimo per il lettore, è altrettanto ottimo per l'autore, e cioè i sistemi rimici, che sono luoghi di memorabilità, luoghi cioè che a noi lettori fanno, ci fanno agganciare episodi diversi. E lo sono per l'autore, e addirittura dico una cosa: non solo utili per la memoria conscia di Dante, ma financo utili per la memoria inconscia di Dante, perché può funzionare anche per lui questo meccanismo. E quindi, e quindi è una sfida, diciamo. Ehm, allora, io pensavo di fare così: una premessa brevissima per capire come si arriva alla commedia, ma è una cosa di tre minuti. Ehm, poi di. Ehm, analizzare il concetto di centro. Ecco. Poi, dopo la pausa, i due canti. Allora, diciamo, Dante purtroppo spesso è considerato un monumento, e la sua opera una sorta di enciclopedia. E non c'è niente di diverso dell'enciclopedia della, della commedia di Dante, perché è, questa commedia nasce da una forte crisi della persona, dell'individuo. Quindi non basta dire che Dante, come ha detto Contini, è, un, diciamo, è naturalmente un, un organizzatore, cioè ha una mentalità sistematica, e però nello stesso tempo è anche vocato allo sperimentalismo. È giustissimo e eh? non sto contestando questo. Ma accanto a questo che sicuramente sono virtù di Dante, la mente organizzatrice, e sicuramente eh, lo sperimentalismo che è attestato dal tipo di, eh, di produzione letteraria che accompagna Dante fino alla commedia. Pensate alla Tensione, pensate alle Rime Petrose e così via. Ehm, ecco, ma la commedia nasce da un individuo che ha perso completamente gli affetti familiari, gli amici, il milieu e che addirittura è a rischio di morte. Quindi quando dice la selva è poco meno amara della morte, sta eh, relazionandola anche, è chiaro, non solo, attenzione, anche al amara mors è un sintagma che gira nel, nel Medioevo. Ecco, ma la sta relazionando in qualche modo alla sua, alla sua eh, condizione. E il risultato è che in qualche modo vengono fondate le basi per il romanzo moderno, perché questo poi è la commedia. Un romanzo che scardina completamente il genere epico mettendo al centro il protagonista che è l'autore stesso e che parla e agisce in prima persona. Enea non ha scritto L'Eneide, Ulisse non ha scritto l'odissea. E per fare questo, ho di romanzo, usa la terza rima, che unisce a ecco, quei vantaggi memoriali di cui parlavo prima, unisce lo spazio, l'apertura dello spazio della prosa. È una poesia che traguarda la prosa. E, e questo perché lascia spazio, questo tipo di terzina, a che cosa? Eh, alla descrizione, al dialogo, alla riflessione. No? Ecco. Eh, pensate solo che prima c'era magari... Il settenario brunettiano, angusto rispetto all'endecasillabo. O c'era la rima baciata del sirventese italiano. No? E Invece no. Qui c'è questa concatenazione continua, che è un processo che rimanda di terzina in terzina, ben oltre le tre terzine. E, e che dire anche della dilatazione, questa invenzione che Dante fa. Sì, certo, c'erano gli esempi dei viaggi dell'aldilà, ma chiunque gli ha dato un'occhiata capisce la profonda diversità che esistono. Ma la vicenda della, della catabasi nell'anechia, quella Virgilio la concentra in un suo libro, Omero anche. E chi è che ha avuto l'idea di allargare eh, a un intero poema questo? questa sezione dei poemi epici più prestigiosi. Poi Eneide, perché Dante direttamente, come voi sapete, non conosceva Omero. E allora, di fronte a questo sfacelo di cui vi ho parlato, che è appunto la, il, il pericolo di disgregazione che una persona, un individuo, subisce, ecco che Dante... Contrasta questo caos che lo ha investito è una valanga. E con che cosa? E mettendosi a lavorare su testi che sono le canzoni dell'esilio e con il tema della giustizia al centro. No? Le tre donne sono le tre forme della giustizia che sono state cacciate da Firenze. E Dante, appunto, e qui abbiamo il primo brano. E che subito mi induce un'altra considerazione. È uno dei due congedi della canzone e qui, come vedete, fa capolino, compare la metafora venatoria, la metafora della caccia. La canzone è invitata a uccellare con le bianche penne e a cacciare con i neri veltri e. Evidentemente si allude alla caccia col falcone e alla caccia con i cani. Questi cani, poi adesso lo vedremo da Federico II, sono i veltri, ma questo poi eh, lo, vedremo, lo vedremo dopo. E allora qui interviene un'altra osservazione da fare, cioè... Questa lettura che ho fatto della brusca divisione, no? frattura che Dante subisce, eh, eh, trova, delle, come dire, trova delle risposte che sono sì contenutistiche, ma sono anche di tipo per così dire retorico, cioè appartengono risposte che appartengono alla scrittura, all'operazione della scrittura. E la metafora venatoria non era mai comparsa in Dante. E non era metafora sonar bracchetti e cacciatori a izzare, perché quello è un quadro idillico, è un, è un, non, non, non ha questo, questo, questo valore. Eh? E, per non parlare che, di, eh, di assenza totale di questa metafora o quasi nelle, nella produzione di altri poeti coevi di Dante e anche prima, ecco anzi direi proprio nel genere lirico, e quindi si risponde con una, come dire, affermazione, volontà di recupero di giustizia, tre donne, con una volontà di sostituire a questo caos che investe tutto un ordine linguistico, ed è il De Vulgari Eloquenzia, Dove, che è pieno, che è pieno assolutamente di immagini, e l'immagine centrale è quella, Dante caccia la pantera nell'ita la silva dei dialetti. E questo è una cosa, secondo me, appunto molto interessante. E poi nel convivio, nel convivio dove a un mondo senza senso si risponde con una filosofia etica, Esemplata su Cicerone e Boezio e Boezio, come voi vi ricordate, li cita lo stesso Dante, lo dice espressamente. E anche qui è il secondo brano sul quale non indulgo, ma insomma. Eh, L'importante è che io vi faccia pensare così poi anche a casa, o qui stesso cominciate a pensarci. Ma qui c'è un incastro di metafore equestre e di metafora venatoria. Eh, per stabilire qual è il comportamento, e non è da poco il problema, dell'uomo rispetto al desiderio, rispetto cioè all'appetito irascibile eh, eh, o concupiscibile, l'uomo, secondo Dante, deve usare la ragione. E allora così si dimostrerà un buon cavalcatore, un buon cavallerizzo, perché appunto userà sia il freno sia lo sprone no? e li userà con ragione e quindi ci stanno quegli esempi di Didone e, di, eh, e della discesa di Anea nell'Ade come appunto due esempi di eh, ricerca diciamo così eh, della, magn della magnanimità e del, e del diritto per così dire eh, e poi c'è un caos politico, perché tutto viene poi da quello. E a questo si risponde con la monarchia, con le epistole, no? che sono proprio un punto costante di riflessione eh, politica e di intervento io definirei oratorio e militante. No? E... Ora il centro dell'inferno è sicuramente il diciassettesimo e io credo che il diciassettesimo sia anche il canto centrale dell'intero poema, è preceduto da 48 canti, intendo dire il diciassettesimo del purgatorio questa volta, se no stessi numeri non si capisce di che si parla, il diciassettesimo del purgatorio è preceduto e seguito da 48 canti, mh? considerando il proemio fuori computo e quindi senza il canto primo dell'inferno. Mm? Eh, ora, ma cos'è esattamente questo centro? Cioè, lo possiamo considera considerare un centro fisso? Il centro del purgatorio, che è il centro del poema, è il centro fisso di tutto? Sì, ma ci sono altri centri. E questi centri a loro volta sono centri. Di, altre, di altri circoli, diciamo così. Ecco, e allora io direi che si potrebbe partire dall'idea che i canti diciassettesimi della commedia sono in rapporto fra loro, innanzitutto, poi con l'inizio e la fine di ciascuna cantica e infine, e questo è un dato interessante, con i canti immediatamente contigui. Perché lì bagliori importanti che illuminano il canto centrale ce ne stanno. Io purtroppo non. non eh, devo affrettare. Allora, ehm, insomma, i centri non sono statici nella commedia, d'altronde nulla è statico, diciamo. E, e a me hanno fatto venire in mente una cosa strana cioè questa che si chiama adesso l'architettura dinamica che troviamo, di cui troviamo esempi a Dubai per mano dell'architetto Fischer che è un italo-israeliano e, e beh, questi, questi sono incredibili c'è un grattacielo a spirale e che sembra proprio che abbia interpretato il senso della commedia perché il senso della commedia è che è una finta discesa quella agli inferi, nel momento che il cammino di discesa fa parte in realtà, perché c'è il capovolgimento finale sul corpo di Lucifero, di un unico vettore direzionale, e che è l'ascesa. E quindi quel grattacielo è stato incredibile per me eh, averlo visto. Oppure che vi devo dire? col gartacielo con la costruzione di pannelli solari girevoli che spostano il centro, che in questo caso è il Sole, per l'arco della giornata seguendo il percorso del Sole per maggiore energia, ricavare maggiore energia e quindi risparmio energetico. Ma sono due centri mobili, cioè un centro fisso c'è, sì, ma il resto è tutto mobile. O per esempio l'alternanza che lui cura fra. Le zone, i centri del, del corpo centrale, per così dire, e gli altri centri, terrazzi, eh, giochi di luce, eccetera, che vengono a, a realizzarsi, a, a proporsi. Nel... Detto questo, diciamo che bisogna anche osservare altre cose. Quindi, come vedete, io vi sto anche appuntando delle cose che. E si possono senz'altro sviluppare. E tutto il macrotesto dantesco. Ora, io il macrotesto intendo le opere di Dante. Eh? C'è anche chi intende macrotesto, nel senso di genere letterario, ma secondo me. Comunque, non è mai questione di parole: diciamo. Ehm, per intenderci, voi avete capito che macrotesto in questo momento vuol dire questo, ehm, è racchiuso fra due immagini del cerchio una è quella di Vita Nuova il brano terzo 12.4 uno dei sogni che caratterizzano la Vita Nuova in cui appare amore e appunto dice che io sono gli dice a Dante sono come il centro della circonferenza da cui tutti gli elementi sono distanti eh, e tu invece no E, e questo a me sembra molto interessante perché Dante fin dall'inizio, quando non sapeva ancora niente della commedia, eccetera, eh, considerava amore il centro della poesia, della letteratura. E, e tutta la vita nuova è un po' la registrazione, come voi sapete, eh, di questa storia di Dante il rapporto con Cavalcanti prima, poi l'allontanamento dal primo amico, e poi l'allontanamento da tutto lo stil nuovo, da tutta la poesia cortese, con la, il, il traguardare l'amore caritas, che ancora non è tale, ma intanto in qualche modo è presentito dalla visione di Beatrice che è in cielo, col proposito, attenzione, dichiarato dall'autore, di fermarsi qui, perché d'ora in poi, quando parlerà di Beatrice, dovrà farlo in modo più alto. Quindi, dicendo che deve superare decisamente la tradizione lirica precedente. Non basta più quella per cantare il rapporto con Beatrice. E, e poi... Abbiamo una similitudine, è quella del, di Paradiso 14, 1-8, e una similitudine, è, anche questo è interessante, voi direte, perché ti è venuto in mente? Allora, mi è venuto in mente per due motivi, intanto per l'ovvia eh, presenza di parole del campo semantico, centro e cerchio, benissimo, però c'è un'altra cosa, questo... È una notazione, si può fare per tante altre parole, per tanti altri sintagmi, ma in questo caso quello che mi ha indotto a rifletterci un po' di più è stato il fatto che, che Dante, per la prima e unica volta, usa una figura retorica nominandola. Dice la similitudine, la glorietà, per la similitudine che nacque dal suo parlare e di quel di Beatrice allora la situazione è questa Dante non fa mai queste cose a caso Dante è capace di mettere la stessa similitudine una per ogni cantica quando fa questo dovete stare attentissimi perché ha un alto valore significativo cioè Dante nello scrivere gli ha voluto dare il risalto e così per tante altre cose Beatrice e Dante dialogano con Tommaso. Tommaso sta nella corona dei sapienti. È una circonferenza la corona. Beatrice e Dante stanno al centro. E allora io credo, in qualche modo, che Dante abbia voluto, qui, in Paradiso 14, affermare illustrare se volete in modo criptico però la razio strutturale della sua scrittura e del poema e che viene incontro proprio alla nostra esigenza e questo è il bello nel senso che Dante e Beatrice stanno al centro e la comunicazione con Tommaso avviene in modi diversi, per così dire, e i modi sono spiegati dalla similitudine. E cioè, come un grave cade in un vaso ripieno d'acqua, che cosa succede? I cerchi vanno dal centro al bordo del vaso. Viceversa, se il vaso viene colpito sul bordo dall'esterno, i cerchi vanno dalla circonferenza al centro. E allora è questa la razza della commedia. La circonferenza si individua perché è formata da punti tutti equidistanti dal centro, collegati attraverso quello che noi chiamiamo raggio. E allora la commedia potrebbe essere anche formalizzata, se ci pensate, in questa figura in cui centro e del, del poema si riscontra con tutto il resto dei canti, i quali a loro volta, attenzione, ogni punto ha un raggio a diverse altezze del percorso testuale, cioè un raggio ha un, un suo centro, in questo caso, che produce una circonferenza che è quella costellazione che si espande in tutto il... Eh, allora questo potrebbe essere un modo di, eh, di, di formalizzare, di farci capire proprio come ogni canto in relazione a se stesso, sia esso al centro, sia all'inizio, all sia anche eh, in una qualsiasi altra parte. In una qualsiasi altra parte c'è questa virtualità, questa potenzialità generativa di un... Punto che genera una costellazione di rimandi in forma di circonferenza. In forma di circonferenza, proprio perché appunto c'è questa, eh, questa eh, rispondenza. E d'altronde se ci pensate, anche questo è divertente. Perché Dante, questa cosa della legge di gravità gli dà un, un valore perché se non vi ricordate, se vi ricordate io. Non si può ricordare tutta la commedia, quindi non ve ne fate una colpa se non ve lo ricordate. In inferno 34, il, il centro in cui è confitto Lucifero è indicato come il punto dal, al quale si traggono d'ogne parte i pesi. È la stessa. Legge di gravità della similitudine di Purgatorio 14, un qualcosa che cade dall'alto e provoca questa espansione dal punto alla circonferenza, al perimetro della circonferenza. Tanto più, e questa è la cosa che a me poi mi ha determinato per dire è plausibile quello che sto dicendo. Ragazzi, nessuno qua si può, può dire che c'è in mano il verbo, quindi io dico sempre è, è probabile. Le ricostruzioni più che vere sono probabili. Noi come ricercatori dobbiamo ricordarci di questo. Eh, che quando eh, dobbiamo ricordarci che bene che ci va, le nostre ricerche, e ricordatelo sempre visto che siete molto giovani, molti molt, molto giovani, eh, saranno veramente valide nel momento in cui in qualche modo saranno superate, cioè da una ricerca che magari partendo da quello che la persona X ha detto, sviluppa. Quindi mi raccomando, e allora questo anche mi ha molto incuriosito, insomma, un campanello d'allarme, in Paradiso 1, 13, 15 è il brano 5, l'invocazione ad Apollo, no? e Dante si... Definisce Vaso, cioè e qui c'è evidentemente un connubio fra il poeta laico e, 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 e la tradizione cristiana. Paolo Vas Lezionis, eccetera. Ma in questo caso c'è proprio una identificazione no? in quanto poeta, eh, perché lui non glielo chiede in quanto cristiano, in quanto uomo di fede, lui si rivolge a Pollo. E si definisce vaso in quanto poeta. E allora forse c'è una linea che lega tutto questo. E poi, e finisco qui, e poi vi dico qualcosa sui canti di purgatorio, e mi sa che sì, ma accelererò al massimo perché ho poco. Sì, no, è vero. E, um, L'amore poi, come voi sapete, apre e chiude la commedia. Quindi questo è importante. e Perché è importante? Perché, allora, e questo lo, lo, lo sintetizzo, perché diciamo, è al centro del poema anche. Perché questo centro del poema è, un, è complesso, nel senso che lì le tangenze con i canti immediatamente vicini sono tante e quindi abbiamo Marco Lombardo nel sedicesimo che ci, dice, ci spiega la teoria del libero arbitrio e quindi contro il determinismo astrale vado via proprio di corsa e contro il disfacimento del mondo che è provocato dalla confusione dei due poteri universali quindi c'è anche un fattore politico molto rilevante oltre che è filosofico e poi sempre per andare al brevissimo, se ci fate caso, Virgilio, dopo che nel diciassettesimo lo stesso Virgilio ha spiegato l'ordinamento del purgatorio, che attenzione, anche qui non vi dico altro, ma vi dico, si basa sull'amore, è il disamore delle prime tre peccati, superbia, invidia, ira, quella è la chiave comune, il disamore di questi al centro, c'è appunto il canto di cui parliamo ehm, e che investe il problema dell'accidia, ma questa è scarsa determinazione nel seguire il bene. Ed è una cosa che si collega, vedete, con un'altra macrostruttura, diciamo così, del testo. Ognuna delle tre cantiche, signori, inizia con un difetto della volontà del libero arbitrio. Ci sono i pusillanimi in inferno, ci sono i negligenti in purgatorio, ci sono i mancanti ai voti in paradiso. E non è che è un caso questo, è una struttura precisa. E, e infine, appunto, sempre rispondendo a dubbi di Dante, Virgilio completa il ragionamento di Marco Lombardo, chiarendo alcune cose sul concetto di amore e soprattutto mettendo in collegamento Amore e libero arbitrio. E nel Paradiso, abbiamo, invece, nel Paradiso siamo tutti incentrati su Dante. C'è la presentazione di Cacciaguida che rimanda all'autorità classica, rimanda a Virgilio: Dante è come Enea, Cacciaguida è come Anchise, dice Dante, no? E Dante è come Enea, e poi, sempre su domande di Dante sul suo futuro, la risposta, diciamo così, che darà Cacciaguida sarà una all'agens in cui riesuma Ovidio con il suo mito dell'esule regio Ippolito, no? E il destino dell'autor e cioè come poema della verità e adesso vedrete, quindi Dante non dovrà temere di perdere la fama, di perdere appeal verso il pubblico perché ha parlato male di gente altolocata, ma che se lo meritava perché lui ha il dovere di scrivere il poema della verità il che ci porta direttamente verso, a, verso i nostri canti infernali. Non senza, per primo, scusatemi, oh, oh, eh, tanto poi lo scriverò questa cosa e quindi eh, ho scorciato molto, ma per l'intelligenza complessiva va più che bene. E ricordiamoci, ultima, eh, ultimo segnale di struttura, eh, possiamo chiamare str eh no, struttura semantica? No. Eh, struttura cioè che porta un alto tasso di significato ecco facciamo così con la se non si capisce pensate solo che il congedo tra le due guide avviene attraverso l'affermazione sia di Virgilio brano 9 e brano 10 sia di Beatrice e cioè quel concetto da cui parte poi tutto il purgatorio, in exito Israele Egitto, la figura di Catone, eccetera, e cioè il concetto di eh, liberazione dal male e di affermazione del libero arbitrio come scelta del bene. Eh, sì, ah, Vi dicevo solo su quest'ultima cosa, ci tengo. Eh, vi accennate ai dubbi? Ecco, nella commedia, ma non solo qui, in tante parti, e qui però ha un luogo deputato, diciamo, un luogo di rilievo. Dante ehm, eh, eh, diciamo, mette in scena in qualche modo, eh? in questi racconti infiniti che lui fa, perché sono tanti, di incontri con i dannati, con le anime che dovranno espiare la loro, è come se Dante mettesse in scena il processo della conoscenza, come dire. E cioè, la conoscenza che parte da un dubbio, a piede del vero il dubbio, eh? questo è un verso di, di Paradiso 4, eh, e da lì nasce la verità, nasce la conoscenza, quantomeno. Eh, e, e quindi tutta la commedia un po' segue questo. E qui in qualche modo... Dante, anche in questo caso, lo dichiara perché questi canti del purgatorio con il diciassettesimo partono dal dubbio quindicesimo del purgatorio e finiscono appunto con invece l'acquisizione, diciamo così, ma non dire nemmeno della verità della conoscenza. Per Dante, è comunque l'acquisizione della verità, noi diremmo più laicamente, anche se Dante è laico, eh? non è un bacchettone baciapile. Grazie mille, io chiedo alla dottoressa Tomazzoli che avete avuto occasione di, già di ascoltare il seminario del mese scorso e si è offerta, direi che limitiamo forse al 17 la lettura, eh, per... ti preparo solo la pagina. Eh. Ecco la fiera con la coda aguzza che passa i monti e rompe i muri e l'armi. Ecco colei che tutto il mondo appuzza. Si cominciò lo mio duca a parlarmi e accennò le che venisse a proda vicino al fin di passeggiati marmi. E quella sozza immagine di froda se venne e arrivò la testa e il busto ma sulla riva non trasse la coda. La faccia sua era faccia d'uom giusto, tanto Benigna aveva di fuor la pelle ed un serpente tutto l'altro fusto due branche avea pilose in sin lo dosso e il petto e ambedue le coste dipinti avea di nodi e di rotelle. Con più color sommesse e sovrapposte non ferma i drappi tartari e turchi, né fuorta i tele per aragna imposte. Come talvolta s'anno arriva i burchi, che parte sono in acqua e parte in terra, e come là, tra li tedeschi lurchi, lo bivero s'assetta a far sua guerra, così la fiera pessima si stava sull'orlo che di pietra il sabbio serra nel vano tutta sua coda guizzava torcendo in su la venenosa forca che a guisa di Scorpione la punta armava Lo duca disse or convien che si torca la nostra via un poco insino a quella bestia malvagia che colà si corca però scendemmo alla destra mammella e dieci passi femmo in sullo stremo per ben cessar l'arena e la fiammella e quando noi a lei venuti semo poco più oltre veggio in su gente seder propinqua al loco scemo Quivi il maestro, a ciò che tutta piena esperienza desto giron porti, mi disse, va e vedi la lormena. Li tuoi ragionamenti sian là corti, mentre che torni parlerò con questa che ne concede i suoi omeri forti. Così ancor su per la strema testa di quel settimo cerchio tutto solo andai, dove sedea la gente mesta. Per gli occhi fora scoppiava l'orduolo, di qua, di là soccorrian con le mani quando a vapori e quando al caldo suolo. Non altrimenti fan di state i cani, or col ceffo, or col pie, quando son morsi o da pulci, o da mosche, o da tafani. Poiché nel viso a certi gli occhi porsi, nei quali il doloroso fuoco casca, non ne conobbi alcun. Ma io m'accorsi che dal collo a ciascun pendea una tasca, che aveva certo colore e certo segno, e quindi par che il loro occhio si pasca. E come io riguardando tra lor vegno, in una borsa gialla vidi azzurro che d'un leone aveva faccia e contegno. Poi, procedendo di mio sguardo il curro, vidi ne un'altra come sangue rossa, mostrando un'oca bianca più che burro. E un che, d'una scrofa azzurra e grossa, segnato aveva lo suo sacchetto bianco, mi disse, che fai tu in questa fossa? Or te ne va, e perché sei vivo anco, sappi che il mio vicino vitaliano sederà qui dal mio sinistro fianco. Con questi fiorentin son padovano. spesse fiate mi intronano gli orecchi gridando, «Vegna il cavalier sovrano che recherà la tasca con tre becchi!» Qui distorse la bocca e di difortrasse la lingua, come buca il naso lecchi. E io, temendo non il più star cruciasse, lui che di poco star mi aveva ammonito, tornami indietro dall'anime lasse. Trovai il duca mio che era salito già sulla groppa del fiero animale e disse a me «Or si è forte e ardito, o mai si scende per si fatte scale. Monta dinanzi, chi voglio asser mezzo, sì che la coda non possa far male» qual è colui che si presso al riprezzo della quartana, che ha già lunghe smorte e triema tutto pur guardando il rezzo, tal divenn'io alle parole porte. Ma vergogna mi fe le sue minacce, che innanzi a buon signor fa servo forte. I massettai in su quelle spallacce, si volli dir ma la voce non venne, com'io credetti, fa che tu m'abbracce. Ma esso, che altra volta mi sovvenne ad altro forse, tosso che montai con le braccia ma vinse e mi sostenne. E disse, Gerion, muoviti ormai, le rote larghe e lo scendersi a poco, pensa alla nuova soma che tu hai. Come la navicella esce di loco indietro indietro, sì, quindi si tolse. E poi che al tutto si sentì a gioco, la vera il petto la coda rivolse e quella tesa, come anguilla, mosse e con le branche l'aria a sé raccolse. Maggior paura non credo che fosse quando Fetonte abbandonò i freni. Perché il ciel, come ancora pare, come pare ancor si cosse. Né quando Icaro misero le reni sentì spennar per la scaldata cera, gridando al padre a lui: Ma la via tieni, che fu la mia, quando vidi chi era nell'aere d'ogni parte e vidi spenta ogni veduta fuorché della fera. Ella sen va notando lenta, lenta, rota e discende, ma non me ne accorgo se non che al viso e di sotto mi venta. Io sentia già dalla mandestra il gorgo far sotto noi un orribile scroscio, perché con gli occhi in giù la testa sporgo. Allora fui io più timido allo stoscio, però che vidi fuochi e sentì pianti, ondio tremando tutto mi raccoscio. E vidi poi che non vedea davanti lo scendere e il girar per gli grammali che s'appressavano da diversi canti. Come il falcone che è stato assai sull'ali, che senza veder logoro uccello fa dire al falconiere O me tu cali. Discende l'assonde, si muove snello per cento rate e da lunge si pone dal suo maestro disegnoso e fello così.